E adesso abbiamo Franca Mazzelli. Allora, questa è una versione abbreviata perché ci sono dei tempi da rispettare. Quella, diciamo, più... Tanto mi sentite lo stesso. Quella più lunga la trovate negli Atti. Intanto io vorrei cominciare con una frase stupenda di Woody Allen, tratta da Credo che sia io ed Annie, che Annie, che poi era l'allora compagna di Woody Allen, nel film il personaggio gli dice: sei un narcisista, e lui risponde: no, non sono né narcisista né egoista. Se fossi nato ai tempi dell'antica Grecia non sarei stato narciso. E chi saresti stato? Giove. Stupendo, no? Che poi dà l'idea, no? del cammino in cui ci stiamo adesso inoltrando, parlando del narcisismo. Io ho sentito per la prima volta questa espressione narcisista patologico 22 anni fa e ho immaginato un tipo molto vanesio, non c'entrava assolutamente niente. Non sapevo che si parlava di una patologia, ovvero di un disturbo narcisistico di personalità. È una patologia, tra l'altro tra le più difficili da trattare in psicoterapia, per la ragione principale che non vanno in psicoterapia, non si ritengono affetti da alcuna patologia, creano danni. E non è nemmeno il generico stronzo, no? Quello che non ti vuole, quello che fa ghosting, così genericamente. No, è una persona malata. Quindi voglio spezzare una lancia, tra virgolette, a favore dei narcisisti patologici, perché non sono, ribadisco, dei generici stronzi. Sono delle persone che soffrono di una patologia. Allora, 22 anni fa se ne sentiva parlare poco, adesso questa cosa del narcisismo dilaga, tanto che si è passati da un'incidenza dell'1% ad una forbice che va dal 3 al 6%, perché questa tendenza al narcisismo viene assolutamente rinforzata, e qui mi riallaccio in qualche modo alla ricerca di Rosella, dal mondo in cui viviamo, da questo culto dell'immagine vuota di senso, da quella che Stendhal definiva il nulla della vanità. E quindi è diventata una cosa dilagante, a tal punto che si è rischiato di considerarla normale, perché nell'ultimo DMS-5 l'avevano in un primo tempo eliminata dal novero delle patologie. Il DMS-5 è la specie di Bibbia di psicologi e psichiatri, perché è lì che vengono raccolte tutte le patologie. Poi, dopo una serie di scazzi tra esperti, l'hanno reinserita questa patologia. E allora... aspetta, ho scritto qua. Ah, vabbè. Allora, dobbiamo escludere dal novero della mia ricerca il narcisismo cosiddetto perverso o maligno, che è una variante ancora più grave, che comporta alti livelli di sociopatia e anche delle comorbidità, perché alcuni possono essere anche schizoidi, borderline, insomma altri casini. Quindi io ho limitato questa ricerca a persone diagnosticate o conclamate che sono narcisisti patologici non maligni, non perversi. Nella stragrande maggioranza sono uomini. Lo sono nella realtà, lo sono nella mia ricerca. Non perché gli uomini siano più cattivi delle donne, ma come vedremo faccio delle ipotesi poi sul perché di questa predominanza del maschile sul femminile.
Ci sono due grandi categorie di narcisisti patologici, gli overt, che sono la variante estroversa, quelli che possiamo scambiare per simpatiche canaglie, e i covert, la variante introversa, il bel tenebroso, che è molto meno tracotante e presuntuoso, ma più pericoloso, perché è più difficile da riconoscere, perché all'inizio ti sembra un cucciolino fragile e poi ti fotte, va bene. Detto ciò, allora, che siano covert, che siano overt, hanno in comune le seguenti cose. A. Uno smodato amore per se stessi, o meglio, per il falso sé, perché il vero sé non c'è nel narcisista patologico. Il sé grandioso, sono destinato a grandi traguardi, sono speciale, sono straordinario. Un bisogno continuo e patologico di essere ammirati e amati, quello che si chiama bisogno del rifornimento narcisistico, la mancanza o l'assenza di empatia, da non confondere con la sensibilità. I narcisisti sono sensibili, sono anche troppo sensibili, ma la loro sensibilità non ha nulla a che fare con l'empatia, che è il vedere l'altro, il sentire l'altro, il mettersi nei panni dell'altro. E infine l'incapacità, che è la cosa più terribile, l'incapacità a provare sentimenti autentici, non solo per fidanzati, amanti, mariti, mogli, per chiunque. Il narcisista patologico non sa amare, prova invidia per chi ci riesce e tende a distruggerlo perché sa che lui non può. Allora, nel mondo dello spettacolo ce ne sono una marea, perché molti dei narcisisti patologici arrivano al successo in vari campi: politica, spettacolo, letteratura, arte. Alcuni di questi se ne vantano nelle interviste, come Francesco Facchinetti, il figlio di Romy Facchinetti, che in un'intervista ha dichiarato: mi hanno diagnosticato un disturbo narcisistico di personalità, beato me, era la sottofaccia. Ok, è stato difficile raccogliere i dati perché non mi potevo basare sui miei amori infelici e su quelli delle mie amiche, perché sennò erano tutti narcisisti, ma non è vero, alcuni sono stronzi, non sono narcisisti patologici. Quindi arrivare a mettere insieme 56 date è stato molto difficile, di cui 49 domificate, quindi poi chiaramente questo è un campione limitato, ma alcune cose sono così eclatanti pur nel campione limitato che mi hanno convinto a portarla avanti sta ricerca. Allora, la prima cosa che salta all'occhio è quali sono i due segni prevalenti. Non sono come sole, ma anche come ascendente, come numero di pianeti, Venere, bla bla. Il primo non mi ha stupito, il leone presuntuoso, il leone che se la crede, il leone che vuole brillare, che vuole splendere, io sono il migliore, mi aspetto, mi dovete il meglio. Mi ha stupito invece inizialmente il toro, che io ho detto c'entra, il placido bonario toro, che in genere non è un egocentrico, insomma, voglio dire, i tori che conosciamo non sono questi egocentrici che si mettono sotto l'occhio di bue. E poi invece ho riflettuto, mi hanno fatto riflettere anche amici e colleghi, alcuni presenti come Francesco Astore, altri che nomino nel mio lavoro che leggete sugli atti. Il toro è il senso, è il segno dell'immagine, perché è il segno di Giove, cosignificante casa seconda. Questi hanno il culto della loro immagine. E però poi ho riflettuto anche su un'altra cosa,
che Giove, che nel toro è al suo parossismo perché è esaltato, rende, diciamo, l'idea anche di questo sé grandioso, gonfiato che loro hanno, e anche di questa tendenza a mangiare il partner. Toro, immagine, toro divorante e toro, grandiosità di Giove esaltato. L'altra cosa che mi ha veramente sconvolto, su 56 temi natali, il sole è totalmente beneficato, senza manco una quadratura, 21 volte, che è un dato eclatante, 21 su 56, di soli totalmente beneficati, che significano anche, a parte che significano questo io ipertrofico, no? Questa egopatia del narcisista, ma significano anche un'altra cosa, questa è una patologia definita egosintonica, cioè in sintonia con l'ego. Nella maggior parte dei casi il narcisista sta bene col suo narcisismo, a differenza del depresso, del borderline, del bipolare, tranne negli sporadici momenti di cosiddetto crollo narcisistico in cui può anche meditare o tentare il suicidio, ma si tratta, diciamo, di momenti abbastanza sporadici. Però dietro questa quanto sono bello, quanto sono bravo, ho bisogno di tutto, mi devi amare, fatti mangiare, sono il meglio e bla bla, si nasconde in realtà una ferita, una profonda insicurezza. Beh, non a caso è una patologia. Allora, cosa succede? Che in molti casi il narcisista patologico è stato un bambino pompato per una qualche qualità. La bellezza, l'intelligenza, la creatività, l'estro artistico, a cui l'amore genitoriale veniva erogato in misura direttamente proporzionale alle sue performance. Sono amato se e quando sono bello, sono amato se e quando sono il primo a scuola, se e quando faccio il disegno bello, eccetera, eccetera. Quindi non l'amore incondizionato di cui il bambino ha bisogno per costruirsi quella che Bob chiamava la base sicura, no. Sono amato se sono efficiente. Però io so di non essere efficiente, io bambino so di avere i miei limiti e mi vergogno di questi limiti. E qui si instaura questa vergogna e questa costruzione di un falso sé meraviglioso. Da dove la vediamo la ferita dell'infanzia? La luna in questi temi natali ha il minor numero di aspetti con Venere. Venere stessa è solo una volta in quarta casa. La quarta casa è il più delle volte in Scorpione. La luna dialoga preferibilmente con Saturno e con Nettuno. A riprova di una ferita dell'infanzia, Nettuno, ma anche di una famiglia giudicante dura in cui l'amore diveniva erogato quando e se te lo meritavi. E questa è una ferita da cui non si guarisce. Puoi cercare di costruirti altre basi sicure, ma con questa patologia le basi sicure, non appena te ne presenta una, la distruggi. Perché hai paura, perché hai imparato a crearti un equilibrio sul non amore e l'amore diventa il rischio più grande. Ora, cosa succede? Che a riprova di questo io che deve essere efficiente, bla bla, il Sole forma il maggior numero di aspetti con Saturno e con Urano. Quindi intanto la loro durezza,
il loro opportunismo, anche il bisogno di dover essere efficiente agli occhi degli altri. Un Saturno che è per lo più in prima e in decima casa, il controllo sugli altri e su sé. L'eccesso di controllo, l'eccesso di giudizio generano la paura dell'inadeguatezza. La paura dell'inadeguatezza genera un profondo senso di vergogna. Io, narcisista, so cosa nascondo, cosa nascondevo da bambino, cosa nascondo oggi da adulto. E quindi che cosa devo fare? Mi devo costruire un falso sé. L'altro dato eclatante qual è? Che se la maggior parte di ascendenti si dividono tra leone, vai, e scorpione, quindi no, Plutone che nasconde, e Plutone è anche il pianeta più spesso beneficato dopo il sole 21 volte su 56, Plutone 20, un dato eclatante, e ci sono zero ascendenti Ariete, perché l'Ariete è un segno talmente spontaneo e diretto che non può veicolare un falso sé. Ragazzi, zero ascendente Ariete è un dato, anche se su 50 è gradante, mi pare, spero, no? Comunque indicativo. Plutone quindi è non solo quello dove più beneficato dopo il sole, quello che ha che maggior numero di ascendenti Scorpione, ma è anche in assoluto il pianeta che fa più aspetti con Venere amore. Allora, questi si costruiscono un falso sé, che non è come la maschera plutonica che, no, volendo te la togli, è come un ologramma, qualcosa che si vede ma non c'è. E la riprova di questo falso sé è che la stragrande maggioranza, o meglio, la dico al contrario, la casa in cui si ritrova il maggior numero di pianeti è la dodicesima. Perché nella dodicesima c'è l'opposizione alla realtà della sesta, alla normalità banale, mentre nella dodicesima c'è lo straordinario, l'incommensurabile, il sé grandioso, ma c'è anche la patologia. La luna è più spesso in dodicesima, il sole è più spesso in dodicesima, Plutone, eccetto, Mercurio, Urano scelgono la dodicesima. Inutile dirvi che la casa più disertata è la modesta, normale sesta, che quelli non se la cagano perché si credono chissà. Ok, la mancanza di empatia, questa luna che ha il maggior numero di aspetti negativi è il pianeta meno beneficato in assoluto e ha questo gran numero di rapporti con Saturno e Nettuno. Il Sole stesso che ha rapporti con Saturno e Urano. L'empatia è lunare, quindi la mancanza di empatia la si ritrova non solo nella luna debole, ma nella forza dei controluminari Urano e Saturno. Urano è per eccellenza il pianeta della macchina senza sentimenti, non è né buono né cattivo come un computer, non prova e loro non provano. Ok, Venere, sto andando veloce perché ho paura di non dire le cose fondamentali. Questa Venere loro intanto forma il maggior numero di aspetti con Plutone e Marte. Quindi che tipo di amore è? Il sesso in primo piano, ma anche l'aggressività, ma anche la manipolazione, ma anche tutto ciò che nascondi. Ah, dimenticavo di dirvi che la dodicesima così piena è anche responsabile del fenomeno del ghosting,
che fanno i narcisisti, che scompaiono non solo nei rapporti a due, anche da amici intimi e familiari. E il ghosting, cioè la fuga, è della dodicesima. Ok? Ok, questa Venere che è collegata a Marte e Plutone ci dà l'idea del love bombing. Quando loro si innamorano, credono di essersi innamorati, si infatuano, ti travolgono, non vivo senza di te, cioè ti fanno questa cosa che è il bombardamento amoroso, per cui tu non puoi che crederci, ma dovresti farmi dei dubbi, ma il più delle volte dici che meraviglia questo amore assoluto e stupendo, l'uomo, la donna della mia vita. La bombing, che poi si trasforma in gaslighting, che non c'è il corrispettivo in italiano, mi dispiace Meloni. Allora, che cosa è il gaslighting? Il gaslighting è quella cosa per cui tu, l'altro ti dice ma tu non mi ami, mi tratti a merda, mi tradisci, e tu gli dici sei pazzo, chi te lo fa pensare, e alla fine gli fai venire il dubbio di essere pazzo. Cominciano questi poveri partner dei narcisisti, che poi devono andare loro in psicoterapia, cominciano a credere di essere matti, di avere le traveggole, perché loro ti fanno questo gaslighting che è Marte Plutone, cioè non c'è dubbio che sia Marte Plutone. Tra l'altro, quali sono le case dove più spesso si colloca Venere? La prima, vabbè, l'amore per sé. La decima, l'amore come controllo. L'ottava, cioè di nuovo ci abbiamo Plutone di mezzo. Perché la predominanza del sesso maschile? Io avanzo, perché è netta la predominanza del sesso maschile, avanzo due ipotesi che sono valide perlomeno fin qui. Ed è che in famiglia è più facile che si pompino i figli maschi rispetto alle figlie femmine, perché il mito del superuomo non è morto. E l'altra ragione è che se loro, come cosa più tipica, hanno la mancanza di empatia, e l'empatia è la luna, nelle donne costituzionalmente qualcosa di lunare in senso sano rimane proprio biologicamente, mentre è più facile che un maschio aderisca al sole, che ha questo bisogno, no, di brillare e di imporsi in una maniera più sfacciata rispetto alla luna. Ho fatto un riassunto. In conclusione, riflettendo, mi sono detta, più che il narciso del mito, che sì, si innamorava della propria immagine, del proprio volto bellissimo, che però era il suo volto, non un artificio. A me mi viene in mente il ritratto di Dorian Gray, dove c'è questa facciata bellissima, sempre giovane, è un quadro che invecchia, mostruoso. Prego la regia di mostrare il... questo. E lì poi ho fatto una scoperta. Ho fatto la scoperta che Oscar Wilde, padre del ritratto di Dorian Gray, era ed è fortemente sospettato di essere stato un narcisista patologico. D'altro canto, leggendo la sua biografia e poi guardando il suo tema natale, questa cosa è abbastanza... Facciamo la regia vedere le foto. Guardate questa posa di Oscar Wilde, cioè che è da morire. E lui si innamorò, tra i vari uomini e donne che lui ha avuto come amanti, ha avuto anche André Gide. E lui di Gide scrisse testualmente: lo amo per una ragione, perché mi posso specchiare nei suoi occhi come nel mito di Fiume e Narciso, dove lui stava pescando da un simbolo. D'altro canto, André Gide, che lo mandò a fanculo a un certo punto, scrisse un libello intitolato
gli ultimi giorni, aspetta, com'è che è titolo? Non me lo dico, gli ultimi giorni, le ultime ore di un dandy decaduto. Così, così lo definisce, un dandy decaduto. Vi faccio vedere alcuni temi natali, partendo da quello di Oscar Wilde. Vabbè, a parte che ritrovate le costanti che vi ho detto, dove ho messo il foglio, le costanti. Ma la luna è bellissima. A me? Sì, sì, vabbè. Sì, allora, molto velocemente. Guardate, vi voglio solo far vedere Venere, poi vi vedete tutto il resto. Nel tema di Oscar Wilde, Venere è il rapporto con Marte. Vai avanti. Scusami, nel tema di Gianna, Venere è congiunta a Plutone in una casa plutonica, perché nell'undicesima, dove c'è la trasparenza di Plutone. Non li ho scelti apposta, me ne sono resa conto dopo che li ho scelti tra i tanti. Nel tema di Fausto, a questo, Venere è congiunta a Plutone, sestile a Marte, e in una casa plutonica che è la prima. Andiamo avanti. Andrea, Venere congiunta a Marte, trigono a Plutone. Ragazzi, è pazzesco! Cioè, è una costante incredibile. Tema di Dino, Venere sestile a Plutone in ottava, che è una casa di Plutone. E infine, Giulio, Venere in un segno e in una casa plutonica, la prima gemelli, ed è nei gradi di Plutone. Questo ovviamente non vuole dire che voi o chi conoscete che hanno delle venere di Pluto marziane siano tutti narcisisti patologici, ma è un indizio su cui riflettere. Allora, io mi sono informata. Mi sono informata. Dicono due cose. Uno, che è la più difficile da trattare in psicoterapia, perché in genere riescono a sedurre e manipolare un buon numero di psicoterapeuti. Quando non ci riescono, dicono: non vai bene per me, e se ne vanno. Quindi. Non credono di essere malati. Sai quando vanno in psicoterapia? Quando hanno il crollo narcisistico, finiscono i rifornimenti, vengono mascherati, non sanno, come si dice a Bari, dove andare a spandere le robe, e quindi a quel punto vanno in psicoterapia, ma in genere dura poco. E non se si innamorano, per esempio, se gli capita questo incidente. Allora, loro hanno una maniera riflessiva, loro si infatuano, che è diverso dal transitivo amare, almeno per quel che io so. Cambia spinta a dire, ti è venuta la curiosità anche di andare a vedere se ci sono delle caratteristiche comuni in chi cade preda di questi ragazzi? Guarda, stai dicendo una cosa importantissima. La mia prossima ricerca è proprio chi cade in questo tranello. Spesso sono donne narcisiste, in altro modo. Sì, tu sei un disgraziato, nessuna finora è riuscita, ma io sì. E in quel io sì c'è una quota di narcisismo. E poi c'è anche il discorso, io ne ho viste 3 o 4, ok, di queste donne, perché non ne conosco altre e non è facilissimo reperire i dati. Queste 3-4 che ho visto avevano tutte e tre, non so se è stato a culo o è capitato a me, Plutone in settima, che quindi può essere bivalente: o loro manipolano il partner o ne vengono manipolate. Però andrebbero indagate, ma non è facile trovare un buon numero. A proposito della maggiore incidenza degli uomini, no? C'è anche il condizionamento patriarcale.
mentale però, per gli uomini. Cioè, quindi l'essere maschile si prende onori ed oneri in questa, diciamo. Sì, assolutamente sì. Beh, siamo nel patriarcato ancora, sì. Sono anche le donne che amano troppo, le donne che vogliono raddrizzare i rami storti, ma come diceva non so chi, c'è del narcisismo in quello, perché c'è una sfida da vincere, almeno io credo, non sono una psicoterapeuta, ma a nome di naso credo che ci sia anche lì. Esatto, c'è il gusto di una sfida da vincere, perché altrimenti dopo un po', 2 anni circa, l'hai capito chi hai davanti. Se rimani, o c'hai pure tu un grosso problema e non è da escludere. Hai avuto un padre narcisista, per te l'amore è quello, vuoi riscrivere il copione con un finale diverso e vieni inevitabilmente attratta da narcisisti. Sono tante le ipotesi. Yeah.